Top intro, eh? Salva tutti, salva tutti. Per colpa di questa clip, soprattutto il titolo, tutta colpa di Sdrumox, mi è tornata la voglia di Naruto. L'ho visto scontato nello store del PSN al 14 euro tutti e quattro. E niente, era da un po' che già avevo voglia di rivederlo. Cioè, non vedere, io in realtà Naruto non l'ho mai finito come storia. E è un po' questa cosa mi manca. E riviverlo tutto, già mi partono i feels. E siamo già in game, tra l'altro. Vediamo se il volume è a posto, lo abbasso un po', magari. Qua c'è l'altissimo, dovrebbe essere a posto adesso. È Naruto, Naruto! Vediamo se si sente. Ok, no, a posto così. Sarà un bel tuffo nel passato, nella mia adolescenza. Per molti. Più che adolescenza, oddio, quanti anni avevo quando è uscito Naruto? 14 anni. E poi soprattutto con Dragon Ball che è uscito, mi è tornata questa voglia. Poi i CyberConnect sono davvero bravi. E insomma, riscopriamoli insieme. A partire dal primo capitolo intendo fare tutti i giochi fino a Boruto. Boruto che non so, cioè, non so come giudicarlo, sinceramente. Vedremo, insomma, passo per passo. Nuova partita. Allora, vediamo un po' che modalità ci sono. Battaglia libera, sarà questa la storia, penso di sì. Penso proprio di sì. Vediamo se il volume è a posto. Ok. Mamma che bello. I feels mi vengono. Appeared suddenly. His tail lashed out, smashing mountains and sending tidal waves crashing to the shores. Minchia che grafio. A ninja rose up to defend their villages. E questo pure è il primo. One shinobi faced the nine-tailed fox in mortal combat, sacrificing his life to seal away the beast. This ninja was known as the fourth Hokage. Mamma mia. Quanto tempo, davvero un botto di tempo. Fighissimo. Ora che lo vedo nel dettaglio si vede comunque che è invecchiato, eh? Questo qua è molto molto vecchio, adesso non mi ricordo l'anno, azzardo un 2008. Ok. È un bel pacchetto comunque. 14 euro fino al 6 settembre. Sì, fino al 6 settembre. Fino al 6 febbraio lo trovate scontato sul PSN. Sicuramente sugli store di Steam sarà molto a meno. Però, insomma, come prezzo diciamo è decente. Eh sì, gli anni un po' si fanno sentire su questo titolo.
Però è comunque, ma è molto carino da vedere. Well, you finally became a Genin, huh? Yup, it's my time to shine. Ninja Handbook, chapter 1. Il doppiaggio. Dovevo metterlo giapponese. Man, I can't wait to go on all kinds of missions. Hey, the difficult part has just begun. Failure won't be tolerated on those missions. They come with great responsibility. You have always been so careless. I worry about you. Iruka-sensei? I'm a ninja of the Hidden Leaf Village now. You won't ever have to worry again, Iruka-sensei. From here on in, I'm going all out so that one day I can become Hokage. But before that, I gotta get something to eat. Magna, magna. Che faccia ha? Work hard, Naruto. Mamma mia, che tuffo. Che tuffo. Passerò le prossime ore a dire che nostalgia, che nostalgia, che feels. Perché davvero, tutta la prima parte di Naruto è stata molto presente nella mia crescita. Dispiace averlo abbandonato così. Però, insomma, non mi è più attirato. Controlli Naruto, accetti varie missioni, incluse battaglie e minigiochi. Ok, quindi vediamo anche questo open world con me. Oddio. Mamma mia, come salta male. Terribile. Terribile. I momenti sono davvero terribili. Posso mi... Ah, così. Con R1 lancio gli shuriken. Anche con L1. Ok. Oh, ok. Interessante. Bellino così. Però, no, io voglio capire come si salta. Perché mi ricordo... Ah, ok. Questa è la modalità salto. Ok, direi di annullare. Come si salta? Voglio sapere come si arriva sui tetti. Cioè, come si salta, come si cammina sui muri. Si potrà camminare, penso. Comunque, direi di andare all'obiettivo. Cioè, non perdere troppo tempo. Anche se... Qualche esperimento lo vorrei fare. No. Non è anche così. Ecco, così. Non ci arrivo, niente. Proviamo così. No, neanche lì ci arrivo. Dai, proviamo. Giusto per curiosità. Fighissimo. Molto, molto figo. Ok, vabbè. Non perdiamo troppo tempo. Andiamo direttamente all'obiettivo, che penso sia questo. Qui. Ok, sì, è questo. Wow. Molto bello. Oh, solite missioncine del cavolo. Ok. Ok, sì. Ciao. Di grado S. Ma come di grado S? Già grado S così? Ah, ok, qua c'era il salvataggio. Allora, salviamo. Ok. Allora, intanto c'è una sensibilità terribile. Si può cambiare. Dove sono le impostazioni? Visuale, ok. Oh, no. Palle, non si può settare la sensibilità. Però il doppiaggio sicuramente sarà fuori dal menu. Lo farò per la prossima live. Per adesso ce lo teniamo così orribilmente in inglese. Orrido. Allora. Pulsante touchpad. Ok. Ma bla 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 bla. Ok.
informazioni, missione, punto salvataggio, negozio, ramen. Ok, missioni verdi penso siano quelle principali. Quelle blu, andiamo a scoprire cosa sono. Cos'è che sono? Informazioni. Ok, queste sono informazioni. Che mezzo squallido. Mazza che faccia, inquietantissimo. La mia alcova. Ma queste sono tutte missioncine. Posso colpirlo questo? Sì. Ok, ah. Beh, easy denaro. Quindi. Allora, io vorrei capire come progredire nella storia in modo veloce per rendere fruibile questa live, che tra l'altro è solo un piccolo antipasto, cioè non intendo oggi addentrarmi più di tanto nella storia. No, niente, pensavo si potesse colpire. La visuale è terribile, è davvero terribile il movimento, anche i salti, cioè... Capisco che non è un open world comunque come gioco, però... Insomma, è un po' fastidioso. Vediamo questo qua che ha da dirci. Non ho oggetti. Ok, sì, va bene. Io posso andare direttamente in missione. Vediamo se sono quelle le missioni. No, quello è un punto salvataggio. Vediamo. Mazza che spiazzo enorme. Cioè, potevano un po' ridurlo. Non mi ricordo se era così nell'anime. Sì, è un punto salvataggio. Ma io voglio combattere. Non me ne frega niente di girare qui. Bello però. È fatto molto... molto bene, dai, è fedele. CyberConnect sono stati proprio bravi. Esattamente come con Dragon Ball, che non ho giocato. Però, non lo so, non avevo voglia di giocarlo, avrei... cioè, ho preferito più giocare questo. Vediamo. Mi spia sempre. Aiuto, Stalker, stai attenta, bimba. Allora. Ok, qua sono i negozi. Allora, io direi di parlare con tutti per capire un pochettino come muoverci in sta mappa. Ma che carino, davvero carino. No. Niente triplo salto, niente. Qua forse riusciamo a... sì, qua siamo riusciti ad arrivare. Ok. Vediamo, qua c'è un altro punto salvataggio, non ci interessa. Qua altre informazioni. Pure non sono segnate nella mappa, no. Quindi ok, allora quelli saranno quelli principali. Va bene, va bene. Questo chi è? No, non è nessuno. Ok, vediamo qui cosa hanno da dirci. Qui c'è un sigillo. Si può rompere? Nope. Nada. Nada de nada. Questo però sì, si può rompere. Oh. Ah, ok, quindi quando c'è questo segno posso lanciare, perfetto. Ok, qui c'è un altro negozio. Non so cosa posso comprare. Chakra in pillole, pozione curativa, sì, bla bla bla. Io voglio andare avanti nella storia, però. Mamma mia, la visuale è una roba atroce. Posso rompere? Tieni. Però mica è fatto bene. È davvero fatto bene. Ah, ecco. Ecco a cosa serviva. Però mamma mia che fatica. Vai Naruto.
Ok, cosa mi ha sbloccato? Rompi. Ok, quindi non posso colpire con cerchio, solo quando me lo dice il gioco. Qua c'è altro? No. Vabbè, adesso non mi metto a fare queste cazzate in giro. È qui. Vabbè, non importa. Anche perché sennò... Ah, vediamo se... No. Posso colpirlo? Eh sì, ok, posso colpirlo. Vedi di provare ad andare dall'ultimo per le informazioni che servono. Qua posso salire in qualche modo? No. Peccato. Sicuramente più avanti sbloccherò la possibilità di camminare sui muri. Ok. Andiamo a parlare con l'ultimo. Vediamo se dice qualcosa di interessante. Posso saltare? Vediamo se riesco a saltare la fino su. Sì. Ok, perfetto. Vediamo se è qui sopra. No, non è qui sopra. Ah, è qua sotto, eccolo. Ah, Maestro Iruka. Un favore, ma non c'è fretta. Qua non hai tempo, allora che cosa ne dici? Sì. Te ne sono grato. Non è nulla di complicato. Oh, collezionabili, no. E quindi io sto accumulando missioni? Mi sa proprio di sì. Ma poi rank S non è il rank più alto, strano. Sì. Ok. Se ne è filmato. Io mi pentirò, lo so, di aver skippato, però non c'ho davvero voglia. Inizia il libro ninja. Questa è una missione? Un filmato? Cosa ho fatto? Ah no, era l'intro. Merda. Ok, cazzata. Cazzata grossa. C'era anche scritto missioni flashback. Puoi rivederti i video, insomma. Sicuramente immagino ci saranno dei collezionabili e sarà una bella enciclopedia corposa di gioco. Ma mi ha fatto riniziare davvero? No, per carità. Non dirmi che ho buttato tutto il tempo adesso. Che cazzo, no, eh? Vediamo. C'è... Ok, no, vabbè, perfetto. Vabbè, almeno siamo ritornati a un punto più decente. E da tanto che non scoppia una guerra seria. Ma meglio, infatti. È lui il cattivo, in realtà. Ok, vediamo. Mamma mia, la visuale come gira lenta. Io capisco che non è un open world, però mamma mia, terribile. Ok, miniature. Ok, quello che dicevo prima, ci sono dei collezionabili. Sarà interessante qua da vedere, mettersi là a collezionare tutto. Per chi è fissato davvero con Naruto, tutti i personaggi. Adesso ci fanno vedere già Sasuke. Sakura 1 e 2, quindi capelli lunghi, capelli corti, immagino. Wow, ma che bello. Bello. Filmati, immagini. Bello. La musica. Bello. Ora, cerchiamo di risolvere sta cosa e capire come posso buttarmi in battaglia, perché non voglio perdere troppo tempo. Allora, io ho accettato delle missioni. Ah, qua ci sono già quelle. Ma strano. Quindi aspetta, se questi sono i video. Ok.
Dai, accettiamo questa missione, vediamo se farà partire la storia. Finalmente sono diventato un genin, ho incontrato i miei compagni di squadra, la bella Sakura e il mitico Sasuke, e c'è anche il supervisore Jonin, il maestro Kakashi. Comunque ragazzi, non statemi tra i piedi, non intracciatemi la mia ascesa. Siamo appena conosciuti e già il maestro Kakashi ci chiede di eseguire l'esercizione di sopravvivenza. Ah, sarà l'occasione giusta per dimostrare la mia potenza. Dai, forza! Ok, mi sa che... A difficult challenge right from the get-go. Accomplish the survival exercise. Vai già sul difficile. Devo andare avanti nel gioco, sì. Vince la battaglia, non so se quello è cosa tu. Ok, beh, lo scoprirò. Strano comunque che ti butti così subito sull'azione. Ho sbagliato io qualcosa, questa non è la missione della storia. Cioè, non ti presentano neanche Kakashi, te lo buttano così davanti. Con un file text. Vediamo come si combatte. Non ho più pallida idea. Anzi, una volta che voglio il tutorial, in vita mia non c'è. Ok, con X saltiamo. Quadrato, lanci kunai. Il chakra col triangolo. Non mi freghi. Non mi freghi, sì. Vorrei capire come si combatte. Perché mi sta facendo il culo, Kakashi. Ok, abbiamo fatto il culo con un oggetto, però. Ok, col cerchio si combatte, perfetto. Wow. E chi si aspettava se il combattimento di chakra? Ok, così al massimo. Vediamo se... Con L1 e L2 si fa qualcosa, no? Ok. Allora, mi ricorda molto Pokken come visuale. Forse anche un po' più dinamico di Pokken. Anzi, togliamo il forse, è molto più dinamico. E non è un male, è molto particolare. Però non sto davvero capendo le combo, come farle, oppure le mosse. Oh cazzo. Ah, ho sbagliato. Guardo dall'altra parte, merda. Tanto non so nemmeno come ho fatto la mossa. Madonna, e che? Bam. Vabbè, almeno mi ha fatto KO così. Non io, di certo. Ah, ho soddisfatto anche l'altro. Ok, perfetto. Va bene così. Solo che voglio buttarmi nella storia. Cioè, non voglio renderlo poco fruibile questo gameplay. Cioè, voglio che sia davvero... Che se uno lo guarda, lo viva con me. Quindi devo cercare di capire se è questa la storia. Aprire un menu... E fare sì, fare avanti. Perché mi sembra strano, perché ci sta l'open world. Non lo puoi gestire, ad esempio attivare una missione. Andando di qua, andando di là. Magari il primo titolo è illimitato. Non lo so. Cioè, io spero davvero che di non dover cercare queste pergamene segrete per andare avanti nella storia. Ok. Borsa ingredienti apparsi nel livello. Ok. Va bene, va bene, va bene. Ok, allora, personaggi, informazioni, missione, apparso nel livello 6. Ok, cerchiamo davvero. Ok, quindi qua era un flashback. Ok, questo lo sapevo. Vediamo chi è apparso. Perché ci sono tutti questi puntini, pergamene... Ah, me le mette così le pergamene, visibili? Non le devo neanche cercare, è un po' strano. Vediamo un po' se c'è qualche personaggio da incontrare, no? Allora, io direi di vedere queste pergamene segrete cosa sono.
Ah no, forse questo è il personaggio, questo puntino rosso. Non so. Ah, ma posso salire? Ah, ok. Sicuramente più avanti potrò fare altro. Wow. Che Lara Croft è diventata. Ma quanto posso saltare? Benissimo. Una merda. Qua prendiamo monete. Ok. Io voglio andare su per questo palazzo, penso sia. Vediamo. Mamma mia, è lentissima la visuale. Proprio lenta, troppo, troppo, troppo lenta. Ok, così riusciamo. No, non è qui. È qua dietro. Lentissimo a girare, stranissima sta cosa. Ah, ok, sicuramente qualcuno nel negozio. Vuoi vedere? Se mi sa di sì. No. Ok, mettiamo questo, vediamo cosa ci dà. Magari è questo che sblocca. Che lentezza. Ok. Sì. Forse è davvero questo l'oggetto. Vediamo cos'è. Monete. Il pollo. Ok, un pollo nel sacchetto. Va bene, va bene. Vediamo se a quello del ramen serve il pollo. Adesso non mi ricordo più cosa voleva. Quali sono gli ingredienti? Vabbè, li troveremo più avanti. Ah, era quello quindi, il pollo. Ok. Aha. Ok, quindi si trovano in giro nella mappa. Perfetto. Amante del ramen. Questo è il ramen, provalo. Ok, perfetto, abbiamo un ramen. Oh sì, che buono. Ah, interessante, interessante. Luca, è lui. È uguale. Mancano un po' di muscoli. Ok. Nuovo articolo. Bene, bene, bene. Anche questa cosa l'ho capita, almeno. Cerchiamo allora di vedere come andare avanti. Qua abbiamo le missioni. Ok, me ne ha sbloccata un'altra. Quindi... ok, la saga si svolge da qui. Da un menu. Nonostante ci sia un open world. Strana come cosa. Ah, io però devo capire come ci... come combattere. Quindi... ti servono punti esperienza missione. Ah. Però anch'io che... che vado avanti così senza... senza leggere. Vediamo cosa sono queste. Ok. Ok, allora facciamo qualche missione in modo da... da capire anche un po' il gioco. Posso colpirla questa? Sì! Bam! No! Ma come salta male? Sta cosa è proprio fatta col culo. Dai, però. Ok, ce la possiamo fare. Però è molto carino il mondo. Peccato che non sia stato sfruttato bene. C'è quello lì che ha bisogno di un oggetto. Cos'è che vuole? Ah, è quello di prima, ok. E tra i fiori rossi dove li trovo? I tuoi fiori... quando è che li ho presi? Forse nel combattimento?
Ok, grazie. Ok. Va bene. Vediamo se posso già partecipare alle missioni con questa esperienza in più. Nope. Oggetto pagamento fiore giallo per 3. Ah, ok. Va bene, andiamo avanti. Qua è apparso un nuovo personaggio. È questa, sì. No, non è questa, è dietro. Nel vicolo. Sì, è qua. Eccoti qua. Ok, ho bisogno solo di altri 3 fiori blu. Oh, madonna. Ah, io intanto continuo. Ah, sono già 1300. Oh, sono velocissime le monete. Conta che 1300, vediamo quante ne danno alla volta. Ok, 2 monete. Guarda come le ho prese così velocemente. Probabilmente col combattimento. Eh sì, per forza col combattimento. Cosa sta facendo questo? Ma fate pure? Sei nata? No, non è nata. Allora, vediamo queste pergamene famose. Forse sono questi fiori. No! Ah, ok, ecco le pergamene, perfetto. Perfetto così. Più o meno perfetto perché si muove davvero di merda il gioco. Mazza che pergamena gigante. Queste tutte? No. Manca una. Compriamo le monete. Altre monete. E altre monete. Va che terrazzina avete. Continuo a sentire un rumore. No, sono quelli sotto che combattono. Vediamo se le ho prese tutte. Ok, sì. Beh, a sto punto direi di prendere queste pergamene. In modo da vedere se va avanti il gioco. Bello. Dai, davvero non posso saltare. Ok. Fattibile. Fattibile, però io non so dove sono queste pergamene adesso. Sicuramente sono in aria. No? Aspetta, mi sto perdendo. Dove devo andare? Sono di qua. A me non le vedo. Ah, eccole. Se fossero in aria. Comunque, boh, penso che queste missioni siano giusto per farti ambientare proprio i comandi che fanno schifissimo, però lo sto trovando abbastanza inutile tutto ciò. Ok, strada giusta. No, non va più veloce. Eccoli, sono in aria. Posso lanciarli? Sì. Perfetto. Ah, questo si è anche agganciato automaticamente. Perfetto. Cosa manca? Quelli là. Vivere questo mondo è molto carino. Dopo che l'hai visto per tantissimo tempo nell'anime, nel manga. Molto bello come lavoro. Ha fatto davvero un bel lavoro. Ok. Mazza che lentezza però, eh. Eccovi qua. Allora, posso anche agganciare.
più di tutti. Quella sta a guardare. Ah no, ce ne sono altre. Mazza quanti. Bam. Ok, a posto. Mazza quanti. Sono tantissime. Le ho prese tutte? Sì. Ok, possiamo tornare da Iruka. Che... dove cazzo era? Non mi ricordo più. Forse... oddio, non lo ricordo davvero più. Forse vicino al ramen. Ma se faccio così guadagno un po' di tempo? No, niente. Oh, è proprio lento a camminare. No, non c'è nessun tasto che velocizza. Nada, nada di nada. Allora, Iruka dovrebbe essere di qua. Uno se è qui. No, qua c'è un altro personaggio. Vediamo cosa vuole. Con 20 chunin. Ok, missione di grado D. Magari questa è possibile farla. Oddio, Iruka, dove sei? Dove sei? Punto di salvataggio. Non ho la più pallida idea di dove sia. Magari è valido come negozio, Iruka. Punto salvataggio, no. Vediamo se è quel puntino blu. No, quel puntino blu è salvataggio sempre, cazzo. Merda. Era alla scuola, che è questa. Però io non lo vedo. Ma era questa la scuola di Naruto? Non mi ricordo più. Qua posso saltare? Ecco, allora ci sono i punti. Pensavo fosse un potere. Questa cosa non mi fa impazzire. Vediamo come gira. Allora, cerchiamo di non sbagliare stavolta. Ok, carino. Mi ricordo che c'era anche qualche combo che puoi concatenare per muoverti velocemente. Si sbloccherà più avanti. Prendiamo le monete qua intanto. Bello. Bello, due. Me la faccio proprio. Dai, ok. Allora, non perdo tempo a salvare. Cazzo, non trovi Iruka. Ma proprio zero. Come sei qua? La scuola. No, non mi sembra la scuola. Mamma, sta visuale è pessima. Nada de nada. Forse è questa. Ma qua è davvero prima. Sottoterra. Aiuto. Non ci vado. Ma com'è che continuano a spuntare personaggi con cui posso parlare? Io ho anche stanchezza. Mamma mia, linea di dialogo fondamentale per andare avanti. Ma dai. Ok. No, questo non è Iruka. Proviamo a parlare con lui, vediamo che dici. Oh, hai fallito la tua missione. Pensa io che non sto capendo come andare avanti. Siamo solo all'inizio del gioco. Boh, a questo punto io rinuncerei a cercare Iruka. Andrei diretto a fare le missioni. Aspetta, forse questa è la scuola? No, qua è la casa dell'Okage. È ok. Ma dove cazzo è? Io non mi sono avvicinato così tanto prima. Forse qua? Eccolo! Eccolo, eccolo. Ah, Konohamaru. Minchia, Konohamaru. Non me lo ricordavo più.
Ma le pergamene? Non voleva le pergamene. No, non ci sto credendo. Vabbè, facciamo una missione di livello D. Almeno. Ok, percorri il sentiero eterno 1. No, nascondino non ci vuole di perdere tempo. Andiamo avanti qua. Proviamo questa. Gioca per almeno 2 ore. Tutto qui, quindi. Ok, proviamo questo. Copre almeno 5. Ok, quindi queste sono delle missioni. Ok, non sono proprio delle missioni vere e proprie. Non so qua mi fa andare. Niente, mi servono più punti esperienza. Questo lo sapevo. Ah, le missioni tipo S non credo di poterle fare. Ok, quindi sono delle seconde missioni passive. Ok, quindi non puoi proprio selezionare la missione qua. E allora come si avanza nel gioco? Ma strano. Proviamo a fare sto nascondino con Konohamaru. E so che me ne pentirò tantissimo, perché sono quelle missioni del cavolo. Sì, sì, sì. Vai. Trovo l'obiettivo in 90 secondi al massimo. Aiuto. Vedo malissimo sta missione. Sì. Ok. Vediamo. Eccolo Konohamaru. No, non te l'ho chiesto veramente, fa tutto te. Vai, vai. Mi hai fatto arrabbiare, non sto scherzando. Ma Konohamaru mi pare che non farà niente nella serie, è un personaggio inutile. Certo. L'audio è a posto. Siamo un po' basso. Vabbè, diciamo così adesso. Va bene, va bene, va bene. Cercano delle casse. Che missioni del cazzo. Odio. Sì. Non sei qua dietro? No. Qua c'è una cassa. Ok. Nope. Almeno ho capito che forma hanno. Ok, vediamo qua se hanno qualcosa da dirci. L'ho visto da quelle parti. Ma quali parti? Ha indicato a caso. Sì, va bene. Visuale poi non aiuta. Non so qua. No. Oh, devo mettere il giapponese, mi fa cagare l'inglese. E qua? Qua c'è un altro. Nada. Però ok, mi sa che sto seguendo il percorso giusto. Perché comunque sono tutte consecutive. Nada. Dai, manca solo 5 minuti, neanche. Ecco qua, un'altra cesta, scatola, quello che è. Ma dove cazzo sta? Ah, sono tornato al punto iniziale. Cazzo.
Cazzo, ho guardato in tutte. Ma quante sono? Sto bastardo. No. Oh, qua. No, che peccato, pensavo. Vediamo cosa dice questo. Da quelle parti, ma quali quelle? È un po' generico. Ah, ce ne sono altre due qui. Tre. Nada. Nada de nada. Oh, guarda, c'è Guy lì dietro. Ma dove cazzo sarà? Dai, che sta scadendo il tempo. Non ho voglia di rifare la missione. Ok, vedo un'altra di... Ecco qua. Ma dove cazzo è? Ah, solo 9 secondi. Dov'è, dov'è, dov'è? Nada, fallita. Fallita, fallita, fallita. Ah, ce n'è una là. Niente, ci ho sperato. Peccato. E riproviamo. Secondi sono pochi. Poi sono tutte messe a caso. Allora, facciamo così stavolta. Seguiamo un percorso. Tanto più o meno ho visto dove sono. No. Vediamo cosa dice questo. Beh, era proprio laggiù. Se poi magari non perdesse tempo a demoralizzarsi, sarebbe anche più decente. Ok, tutte queste qua le ho fatte. Però non vorrei che cambiasse ogni volta la posizione di Koromaru. Nada. Nada de nada. Mazza che lentezza. Vediamo cosa dice il vecchio. Ma tutti laggiù dicono. Tutti la stessa cosa dicono. È ultra generico. Quindi potrebbe essere anche... Aspetta, qui c'è un segno. Non è che è qua. Io provo ad andare sul tetto per curiosità. Ma laggiù dove poi? Vediamo cosa dice qua... Quest'altra. Credo sia laggiù. Laggiù, laggiù, laggiù. È troppo generico, dai. E poi non ne vedo neanche più. Ma da quella parte no. Mamma mia, pessima sta cosa, dai. Nada. Io direi neanche di non riprovare. Comunque la dice questa, giusto per vedere. Forse laggiù, tutti laggiù dicono.
Nada. What a bummer. Nada, nada. Che missioni di merda proprio. No, non voglio riprovare. Mission failed. Iniziamo bene. Sì, 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 convinto. Dai, facciamo altro. Vediamo se... Vabbè, io non voglio che sia questa la missione di avvio del gioco. Per prendere esperienza. Se non sono fottuto. Posso ricombattere qua? Ah, ok, sono cambiate le condizioni. Proviamo a vedere... Se facendo così aumenta l'esperienza, quindi mi permette di accedere a altre cose. No, no, qua è tutto uguale. Sono cambiate solo le condizioni. Però magari l'esperienza in più mi permette di andare avanti. Sì, dai. Ok, sono queste cose in più. Sconfiggi il nemico con l'arte magica. Con almeno la barra della vita residua. È easy, dovrebbe essere. Mazza. Abbastanza strani i combattimenti, comunque. Non riesco ancora a capire questa cosa delle combo, come funzionano. Molto bello, però. Naruto funziona... Cioè, combatte solo con la moltiplicazione. Lui sta fermo, in pratica. Vediamo di non sbagliare la mossa dopo. Vediamo un po' di chakra qua. Io voglio fare una mossa. No. Due combattimenti, va. Comandi. Tabella comandi di base. Muoviti, ok. Parla nel momento in cui viene attaccato, quindi con R2, L2, ok, attacco, non si può usare anche in aria. Tieni premuto. Ok. Parata. Shuriken salta. Molto basic, strano. Ok, rimbalzo. Shuriken del chakra. Scatto con chakra, arte magica. Questa qua è l'arte magica. Proviamo cos'è sto. Oh! Wow! Mazza! Ma è così OP da far schifo. È incazzatissimo Naruto. Ah, ok, proviamo tenendo. Ok, bello, mi piace un botto sta cosa. La parata. Kakashi sta troppo fermo. Ho capito che è la battaglia base, però un po' esagerato. Ok, devo provare a colpirlo tenendo premuto. Ok. No, ok, niente. Pensavo di aver attivato la mossa speciale. Concludi con un'arte magica. Ah, trofeo a go-go, come se fosse pioggia. Ok. Non so se mi ha dato la giusta esperienza per andare avanti. Questa schermata di caricamento è orrida. Orrido. Sì, ma stai calmo. Ok. Buonasera. Fiore rosso lo dovevo dare a qualcuno, mi pare. Ok, è pergamena apparse. Oddio. Vediamo se adesso posso accedere alla missione o devo dare i fiori. Ah, ok, adesso l'ho completato, ci sono 3 stelle. Nope. Proviamo ad andare dalla signora che voleva
Se era la signora, mi pare. Era lei quella che voleva i fiori. No, era lui? Non è lui. Preferi blu, niente. No, non è lei, vediamo. Quante pergamene sono apparse, ma poi cosa mi servono? Ecco, devo guardare, devo leggermi qualcosa per capire come andare avanti. Poi sono spariti i personaggi. Vediamo il negozio. Emporio. No, qua prendi altre cose, non c'entra niente. Cazzo è che aveva bisogno delle... Questi respawnano tra l'altro, vabbè. Allora, vediamo il negozio. Sta musica mi sta dando in testa. Va bene la nostalgia e tutto, però mamma mia. Ok, facciamo questa cosa qua. Non me la tolgo. Calma, molta calma. Ok. Bello che vedo tutti questi posti. C'è proprio... Cosa stanno facendo qua? Signorina, che le stanno facendo? La salvo io. Lasciatela in pace, poverina. Brutta gente. Vediamo chi c'è qui. Ok, un altro negoziante. Niente di che. Ok, oggetti di scambio, insetti. Ma non voglio vendere insetti, a parte che non ne ho. Ok, gozzi di frutta. Qua vendono i fiori? Ortaggi, i fiori non sono ortaggi però. Ah, quelli posso solo vendere. Cazzo, ma abbiamo già 3600 monete per due battaglie. Ma posso buttarmi in acqua? Sì. Cammino sull'acqua come Gesù. Mazza quante. Mazza che rumore. Terribile. Visuale, mado. Qua c'è un sigillo. Dicevo, qui c'è un sigillo. Posso... No, a parte perché non... Nada. Posso così. No. Ci ho provato. Cazzo, l'ho ucciso. Vabbè, ok. Mi sto davvero perdendo. Comunque, ok, non avevo voglia di leggermi il manga, rileggermi il manga e guardare l'anime, quindi ho detto prendo il videogioco perché mi hanno sempre detto che... è abbastanza funzionale per quanto riguarda la narrazione. Cosa che sinceramente non sto trovando per adesso. Cioè questa cosa che prima di un combattimento ci sia una striscia che ti spiega quello che è successo prima, non è il massimo. Ovvio, questo è il primo titolo. Sicuramente. Non so se è l'esperienza migliore per vivere la prima parte di Naruto, quindi quella parte di Zabuza che è molto carina. L'esame del Chunin, carina. È figa, è molto figa. Soprattutto l'incontro con Orochimaru.
E anche il rapimento di Sasuke, che penso finirà così questo gioco. Vedremo più avanti come andrà. Ora voglio cercare di capire come dare questi fiori. Andiamo alle missioni D. No, io non voglio farlo, nascondino. Nascondino lo faccio off screen, assolutamente. Ok, distruggi i bersagli. Fungo curativo per 3. No, dai, per fare queste missioni devo fare... rompere gli oggetti, giocare per 2 ore. Mi sembra un po' strano. Capisco che serve per farti... comunque capire come funziona il gioco, però... che palle. Jiraiya? Ma come Jiraiya? Jiraiya abbiamo molto più avanti. Posso già accettare le missioni così? Proviamo. Strano Jiraiya buttato così all'inizio del gioco. Mi fa impazzire sta cosa. Vediamo se riesco a velocizzare. No, ma sta cosa del salto è un po' inutile. Comunque. Va bene. Non so quanto serve a velocizzare, però. Cioè, usiamola. Sicuramente non sarà il metodo più giusto da usare. Però almeno evito di camminare, perché è infinito. Ah. Beh, qua ha funzionato. Non è mica qui dentro. No. Qua dietro. Jiraiya! Ma dai! Il tuo spirito va bene nel codo, il tuo... strano buttato così all'inizio, non mi piace. Però missione di livello S, sicuramente non riuscirò proprio a farla. Ok. Cosa? Cosa? Ma che modalità ho attivato? Vabbè, io direi di provarlo, già che ci sono. Mica Neji. Un po' un normi Neji, quando c'ha le vene negli occhi, però... chi c'era già contro? Era Rock Lee contro Kimimaro. Però no, Rock Lee è anche un altro normi che non mi piace. Shikamaru, tutti normi sono adesso. Shino che figo. Lui è più figo di tutti. Lui l'insett mi fa impazzire. Dai, no, voglio provare Shino. Per quanto sia... ma anche Kiba. Dai, proviamo Shino. Ok, posso scegliere supporto. Pigliamo Naruto e... e Neji. No, a caso. Ok, proviamo. Strano, dai. Quanto è bello, Kimimaro. Anche Sakon e Ukon, strafighi. Davvero strafighi. I won't lower my guard no matter who my opponent. Che figo. Un Shippuden è davvero un bot figo. Siamo già alla fine del gioco. Mamma mia, come combatte di merda. Naruto, aiutami. Cazzo. Il livello S qua si sente, cazzo. Porca troia, si sente. Mazza. Prendiamo un po' di chakra, va. Ok, devo un po' adattarmi. Mamma mia, sono bellissimi. E io però se non mi paro, deficiente. Wow, belle le mosse. Kimimaro non me lo ricordavo così, dinosaurio.
Vediamo se riusciamo a fare un po' di danno. Devo pararmi di più. Non sono riuscito a pararmi. Non ho capito come si fanno le mosse speciali. Vediamo se riusciamo a vedere, dai, in tempo. Anche se sicuramente perderò. Attacco supremo. No, supporto. No, no, usa oggetto, arte magica. Niente. Tieni premuto triangolo. Ok, vediamo se è quello. Però non c'ho il chakra al massimo. Tecnica suprema, triangolo, triangolo, quadrato. Ok, proviamo. Ok. Nope. Nada. Nada de nada. Non ti ho visto solo adesso, se. Avevo voglia di rivivere tutta la saga. Ok, premendo triangolo. Va bene. Però io non voglio fare questa missione perché è troppo avanzata per il gioco. Cioè, io voglio andare per gradi. Sì, avevo voglia di Naruto. È colpa di Sdrumox, come ho detto all'inizio del video, che ha fatto quel Rasengan contro Kura89. Aspetta che... Mission failed. Mission failed. C'ho il cane che abbaiava. Ok, va bene, sì, infatti. Vediamo come riusciamo ad andare avanti. Anche perché mi sembra strano che c'è inizio del gioco e fai la battaglia che è praticamente quasi finale. Allora, Rosè, mi sono bloccato che non capisco come andare avanti con le missioni. Ecco, vaffanculo. Cioè, io sono andato... che cazzo. Qui nel menu... E ci sono queste missioni. Che non posso accedere perché non ho abbastanza esperienza. Poi ho visto che per fare esperienza devo fare tipo queste, le missioni di D, che sono, che ne so, gioca per almeno 2 ore. Ah, non hai giocato, ok. Cioè, mi sembra assurdo che per andare avanti nel gioco io devo fare tutti questi requisiti, compiere almeno 5.000 passi, rompi almeno 200 oggetti. Ah, giocavi solo il picchiaduro, ok. Io voglio di vivere la storia. C'è questa missione, nascondino con Konohamaru, la farò più avanti perché è una rottura di cazzo cercarlo, sto nano di merda. Ok, forse questa. Ah, ok, posso accettare questa missione. Arrampicata. Vince arrampicata in un minuto. Proviamo. Ah, come strana sta cosa. Ma io vorrei capire davvero sta ragazza qua, poverina. Vabbè, bloccata in un angolo. Io direi di continuare a rompere gli oggetti a sto punto. No, questo qua l'ho fatto. Va bene, andiamo avanti. Sta storia. Wow, che bello. Bellissimo l'effetto di quando lo lancia. Possiamo rompere oggetti così riusciamo a sbloccare sta missione di livello D. Vabbè, dai. È strano. Cioè, già solo che devi giocare 2 ore per progredire nella storia, mi sembra. Poi 2 ore a vuoto. Ok, dai, saliamo qua. Wow, che carino. Ah no, merda.
Bello, è stato detto, mi ricorda qualcosa. Sembra il mio ostello che era andato a Barcellona. E c'erano le tipe inglesi ubriache. Ok, proviamo a vedere qua cosa ci dicono. Oh, c'è la mia squadra. Ma che belli. Siete bellissimi. Proviamo con Kakashi, vediamo cosa dice. Sta arrivando. Cosa? Io sto arrivando. Vabbè, traduzione strana. Ok, iniziamo. Proviamo sta missione. Una missione di livello A. Ma strano. Sì, bla 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 bla. Sì, vai Sasuke. Cresci un po', ci mette sempre tutto te stesso. Saluta a me. Cosa ha fatto? Vabbè. Dagli una lezione, Sasuke. Pff. Beh, linee di dialogo di spessore. Devo combattere contro Sakura? Ok, ma questa è la missione quella dei Chunin nella foresta. Ma davvero? Ma che cazzo è sta cosa? Ma che è Tempo Run? Ma dai. Ma vabbè, dai, no. Fighissimo. Fighissimo più o meno. Quelle missioni di merda che se le sbagli perdi ore. Oh madonna. Oh madonna, ma che è? Aiuto. No. Ok, dai. Ce possiamo fa. No. Rompelo. Cazzo, 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 cazzo. Ok. Ma devo schiacciare qualche... No, merda. Merda, merda. Ok, vai, vai, vai. Vai. No. 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 Cazzo. Dai, che siamo così in cima. Merda, 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 merda. Non proprio adesso. Dai, no, che cazzo. Ok, 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 ok. Ma è un muro, come cazzo faccio ad andare avanti? Che cazzo. Ok, 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 ce l'abbiamo fatta. Oh. Va bene. Quindi tutti, boh, tutti i minigiochi ci sono in questa mappa. Io voglio fare i combattimenti, voglio la storia. Non me ne frega un cazzo di queste cose. Per carità, sono carine, però... Meh. Un po' meh. Cazzo, ma sono bianchissimo, l'ho visto solo adesso. La saturazione mi è scesa tutta. Vabbè, fa niente. Aggiusterò per i prossimi episodi. Bene, mi sembra che voi abbiate superato la prova. Sì, ora che sapete... sì, 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 discorsi da... certo... Ok, una vera battaglia. Sembra interessante anche per me. Ok, certo che no. Eccoci. Quanto siamo? Un'ora e un quarto. Ah, tutti e tre contro Kakashi. Ok, quindi facciamo questa battaglia e poi chiudiamo. Così almeno viene un episodio un po' corposo di introduzione. Non ho visto il bonus. Bella, ma questa è l'altra mappa pre-Chunin. Carina. Che bellini che sono. Dopo tanto tempo sono sempre belli. Ok, allora, proviamo come ha detto Zé. Ah, ok. Bene, mi è proprio andata bene. Devo fare la mossa speciale. Cazzo. No. No. Non mi avrei mai. Merda. Merda. Ma dai, voglio fare una mossa. Oh, ok.
Quindi più schiacci i tasti, più... Dovete triangolo, ok. Quindi schiaccio in quel minigioco, più lo faccio bene, più faccio danni, penso. Però è bello, cioè, l'hanno fatto davvero un bel gioco. Carino. Può non piacere Naruto, tutto, però... Ragazzi, merda. Basta. No. Sakura, salvami. Mi ha fatto già il coso, come cazzo si chiama? Il... Oddio, come si chiamava la mossa? Il Chidori? Dai, Sakura, vai. Grazie. Devo ancora ambientarmi, comunque. Vai, Sasuke, aiutami. Ma da quando c'aveva i Naruto? I cani? Kakashi? No. Ok, l'abbiamo fatta. Carino. Non so se riusciamo a batterlo così. Però merda, non ho visto le condizioni della battaglia. Stiamo se esagerato. Davvero, cioè, ma quando mai l'ha fatta nell'anime? Almeno io non me la ricordo. Ok, li ho fatti tutti. Bene così. Ok. Allora, diciamo che mi conviene fare off screen, come ho detto prima, il nascondiglio di Konohamaru. Così cioè, perché sicuramente è una roba che mi metterò lì e impazzirò per farlo. Tutte le missioni, cerco di evitare la storia. Tutto salvo, anzi andiamo a salvare. Ok. Perfetto. Devo cercare un attimo di ambientarmi, capire come andare avanti nella storia. In modo che una volta caricata su YouTube comunque sia fruibile per tutti. E poi va bene un'ora di episodio. Forse è troppo poco, non lo so. Non so, adesso mi regolerò. Va bene, ma me ne frega un cazzo. Sì. Un'aspettativa per il vostro futuro. Ah, davvero? Va bene. Questa non è storia, sono discorsi del cazzo. Ok, andiamo a salvare. Tanto devo anche capire sta cosa delle pergamene, se servono a qualcosa. Dai, pigliamo questa. Vediamo questa qua, bella crassa. Bella grassa. Ok, ma quante ce ne sono? Nope. Lentissimo gira la visuale, madonna. Ok. Andiamo a salvare. Bene. Ce ne sono altre? Tutte laggiù. Vabbè dai, andiamo a pigliare queste. Queste pergamene qui in fondo. Così vado anche a salvare, che c'è salvataggio lì vicino. Almeno non si accumulano troppo nella mappa. Però direi di muoverci così. Ok, sto andando al lato giusto, sì. Nope. Non riesco a arrivare sul tetto, niente. Vabbè, sbattiamo contro il muro, vai. Bam. No, non l'ha preso, ok. Queste pergamene di merda, dove sono? Sono lassù. Ok. Ma vaffanculo. Dai. Dio. Ok. L'abbiamo fatta. Ok. Va bene, visuale. Le va a caso proprio, totalmente. Ok. Le mie orecchie. Questo rumore è regolato malissimo. Dov'è? L'ultimo è qua. No, merda, potevo usare il cannone. Dove sono? Ah, sono qua.
Posso stare in acqua. Ok. Ok. No. Ok. Eccone, c'è un'altra crassa. Che bella cicciona. Ciccionissima quella bergamena. 28.000 monete. Mastica. Minchia. Bene, bene, bene. Salviamo. Un'ora e 18 di gioco. Mi metterò a fare off screen le 2 ore. Che poi basta anche lasciare il gioco fermo, penso. Ok. E ci vediamo domani con la storia. Continueremo la storia di Naruto. Vediamo so che soggetto. E me lo aspettavo diverso, sinceramente. Capisco che è il primo. Era un esperimento che ha portato il gioco. Aspetta, mettiamoci così. Ok. Ha portato il gioco in modo molto più popolare comunque tra tutti. E, boh, sembra molto interessante. Sono molto curioso di andare avanti e di vivere la storia, soprattutto, come ho detto 8.000 volte. E soprattutto devo regolare la webcam, che sono bianchiccio. Non so perché ogni volta che chiudo OBS mi si resettano le impostazioni. Vabbè, comunque, ci vediamo domani alle 2, 2 e mezza. Adesso lo scriverò su Twitter, comunque. Bye!